Si rende conto che qualcuno di loro potrebbe morire, signore? Può darsi. Ma coloro che sopravviveranno ne usciranno ben temprati. Molto nobile, signorina Shannon, ma non necessario. Per solidarietà. Fa freddo, eh? Ti ringrazio. Di niente. Non vedo l'ora di andarmene. Un uomo come quello, un capitano, come ha fatto a diventare così? Beh, il potere fa degli strani scherzi alla gente. Già. Mio marito me lo faceva sempre. Eravamo appena arrivati a Sweetwater. Che venne il momento del parto. Eravamo poco più che bambini anche noi. Costruimmo quella casa. E ci volevamo bene. Poi venne il vaiolo e il bambino morì. Lui cominciò a stare via. E una sera non l'ho più visto tornare. Mi dispiace tanto, Emma. Io però... non ti lascerei mai. Mi dispiace, ma io non volevo, ma tu mi piaci molto e allora... No, è la situazione che ti fa provare certe sensazioni. Non soltanto a me, anche tu le provi. Sentire qualcosa non vuol dire che sia un bene. Anche a me piaci, Jimmy. Lo dico onestamente, ma... ma non voglio trarti in inganno. Tu sei un ragazzo davvero impetuoso, molto gentile e carino. Tutto quello che una ragazza può desiderare. Quando incontrerai quella giusta, di cui ti innamorerai, allora finalmente avrai una famiglia tutta tua. Perciò, voglio che tu mi consideri come una sorella maggiore. Ne ho avute abbastanza di sorelle, non ne voglio più. Allora come un'amica. Un'amica cara, fidata. Dovevo evitare che accadesse. Emma, aspetta. Tenente! Ho sorpreso quest'uomo mentre rubava l'acqua. Signore, la prego, avevo la gola in fiamme. Tra poco avrai la schiena in fiamme. Lo porti via. Dottore! Se la caverà. Sì, se la caverà. Quant'altro ancora dovremo sopportare? Thank you.
me! E così sei stato tu a far scappare l'indiano, non è vero? Dannazione! Prima che lo uccidesse come tutti gli altri. Porti il traditore nel corpo di guardia. E se domattina sarà ancora vivo, l'impiccheremo. Coraggio, Jimmy. Sì, la pallottola è ancora qui. Bisogna tirarla fuori. Che cosa posso fare? Porta quella luce più vicino. Gli faccia bere questa roba, l'unico anestetico che io abbia. Sì. Sentirai un po' di male. E pensare che dovevo proteggerti. No, non pensarci. Coraggio, Jimmy. Già bevi questa roba. Serve altro? Tieni, porgimi questo quando te lo chiederò. C'è altro whisky? No, ma lo tenga fermo. Se il whisky non funziona, sarà il suo orgoglio ad aiutarlo. Mai visto un uomo che piangesse di fronte a una donna? Dai, non temere, ragazzo. Non si muore per così poco. Tutto quanto in ordine, tenente? Il prigioniero vivrà, signore. Bene. Organizzi l'impiccagione non appena potrà camminare. Sei stato fortunato. Guarirai perfettamente. Mi avrai giudicato uno stupido per averti baciato in quel modo. No, Jimmy, non ti devi scusare. È come se mi avessi fatto un complimento. Anche se non era proprio questa l'intenzione. Strano che non sia abbastanza grande per te, ma abbastanza per morire. Ecco la tua razione di oggi. Avanti il prossimo. Grazie, Doc. Niente male per un vecchietto. Complimenti anche a te. Può darsi che finiremo impiccati insieme. Squadrone in arrivo! Squadrone in arrivo! Squadrone in arrivo! Aprite il portone! È arrivato giusto in tempo, capitano. Sam! Sam! Dovevo venire, Tispoon, non ci capisce niente. Tu devi andare a Cedar Springs. C'è un soldato sopravvissuto al massacro e ci dirà com'è andata veramente. Non riesco a capire, Emma, di chi parla? Di Ryan. Ha massacrato donne e bambini innocenti. Lo consegneremo alla corte marziale, saranno loro. Non ha rispettato il trattato e ha mentito spudoratamente. Verdetto di colpevolezza, Sam. Ti prego, vai insieme a lui. Pa! Pa! Tra quanto i suoi potranno cavalcare di nuovo? Non appena gli darò l'ordine. Gli indiani dovrebbero trovarsi in questa zona. Beh. Non perdiamo altro tempo. Hanno curato gli indiani? Sì, loro. Mi hanno salvato la vita. Ci siamo imbattuti nel loro villaggio. Un villaggio pacifico e indifeso. Il capitano voleva attaccare. Quando dissi che non ci avrebbero fatto alcun male, sei qui per combattere gli indiani, mi rispose. Gli scout gli riferirono che c'erano solo donne e bambini. Lui disse è un tranello. Quindi, carichiamo. Una ragazza sventolava una bandiera bianca. Il capitano la fece fuori subito. Sono entrato in una tenda. C'erano un mucchio di bambini che piangevano. Sono corso di fuori a dire agli altri di fermarsi. Ma sparavano veramente all'impazzata. Così sono rimasto ferito. Mi sono trascinato dentro la tenda per difendere i bambini. Poi sono arrivati i guerrieri. E il capitano se la diede a gambe levate. Esisteva un trattato.
Abbiamo attaccato un villaggio che invece andava protetto. Compagnia! Plotone! Fermi! Levati di torno, Hickok. Non prima che lui abbia parlato. Mi riconosce, capitano? Sono uno di quei soldati che ha lasciato morire a Cedar Springs. Charlie. È una gran gioia rivederti, Anna. Oh, grazie a Dio, sei ancora vivo. Non ci speravamo più. Ellen sta bene. E hai avuto un maschio. Tutte menzogne. Tenente, arresti quest'uomo per diserzione di fronte al nemico. Capitano Ryan. Sono costretto a metterla agli arresti. Avrei dovuto farlo già da molto tempo. Ehi, voi! Portate quest'uomo nel corpo di guardia finché non sarà convocata una corte marziale. Cosa state aspettando? Arrestate quest'uomo immediatamente! Questo è un ordine! Assumo io il comando di questo forte. Si ritiri nel suo alloggiamento finché non sarà istruita un'udienza formale. Vuole andare nell'alloggiamento con le sue gambe o vuole esserci trascinato con la forza? Ho agito bene a Cedar Springs. Certo che te la sei vista brutta, vero? Già. Sono molto orgogliosa di te. Per me tu sarai sempre unica, Emma. E anche tu per me. Compagnia! Presenta! Arm! Oh, Charlie! Ad Ellen, con tanto affetto! Sei certo di non voler rimanere? Saresti stato un ottimo soldato! Penso che continuerò con il Pony Express per adesso. Il cibo è migliore! Chiudere il portone!